Consiglio comunale straordinario ed aperto su Banca Etruria. L'Assise cittadina è tornata a riunirsi giovedì pomeriggio per discutere attorno ai temi dei risparmiatori azzerati dal decreto salvabanche del 22 novembre 2015 sul futuro dell'istituto di credito aretino. Presenti tra gli altri anche il comitato risparmiatori azzerati. Che cosa si può fare di concreto senza guardare troppo al passato? Si può agire sugli arbitrati a questo punto, nel renderli accessibili a tutti e nel farli diventare, di non farli cadere l'onere della prova non sul singolo risparmiatore, ma direttamente nelle responsabilità della banca. Quindi se la banca ha presentato un bilancio falso, ha nascosto delle sofferenze anche agli organi di vigilanza, per cui di conseguenza tutti i risparmiatori sono stati ingannati, hanno ricevuto informazioni false e quindi potrebbero avere vittoria in arbitrato e quindi rimborso integrale. Questa è una delle azioni. Mentre la prossima settimana saranno le votazioni per il decreto salva risparmio e ci sono degli emendamenti che agevolano i rimborsi e ampliano la platea dei rimborsati, quindi i politici potrebbero votare questi emendamenti e spero proprio che lo facciano. Quali saranno i prossimi appunto step del vostro comitato? Allora, intanto abbiamo riagganciato i rapporti con Banca d'Italia, che in tutti gli incontri che abbiamo tenuto in quella sede ci avevano promesso comunque di porsi da intermediari con la nuova amministrazione della banca, quindi con UBI e quindi con l'amministratore delegato Massia. E inoltre stiamo già preparando comunque una nuove forme di protesta proprio legate alla questione della vendita delle banche, della banca. Questo consiglio comunale arriva al tempo giusto? Ma direi decisamente no, è assurdo, sono passati 14 mesi, mi sorprende, io da 14 mesi che combatto per questa battaglia ed è la prima volta che vedo il sindaco Ghinelli. Mi sarei aspettato comunque che, essendo la voce dei cittadini di Arezzo e essendo soprattutto i cittadini di Arezzo colpiti, che avesse preso in mano la voce dei suoi cittadini molto prima e l'avesse portata a Roma. Adesso l'ha fatto, insomma siamo ancora in tempo? Sì, siamo in tempo perché c'è la possibilità ancora dell'approvazione di qualche emendamento a favore dei risparmiatori delle quattro banche all'interno del decreto salva risparmio. Speriamo che il sindaco, anzi approfitto per fare un appello pubblico, si faccia carico di questa ulteriore ingiustizia che stiamo subendo a discapito dei risparmiatori del Monte dei Paschi. Il Consiglio Comunale infine ha approvato un documento nel quale si richiede al Parlamento l'approvazione degli emendamenti alla legge del 23 dicembre 2016 per rimediare agli errori compiuti dal Governo con il decreto salvabanche e dare così la possibilità agli obbligazionisti subordinati retail di usufruire delle stesse possibilità di quelli del Monte dei Paschi di Siena.